Davide, allora, un'altra vittoria, importante come di più, ma comunque una vittoria dopo quella contro il Palermo, che vuol dire aver, non dico sbloccato il campionato, ma insomma, vincere fa sempre molto bene. Beh, sicuramente sì, era importante dare continuità dopo la prestazione con il Palermo, non era facile venire qua perché loro non attraversavano un buon momento, quindi davanti al loro pubblico avevano grande voglia di fare bene, però noi ci siamo fatti trovare pronti e abbiamo sbloccato la partita, siamo stati bravi a soffrire, penso sia una vittoria meritata. Adesso dobbiamo continuare su questa onda dell'entusiasmo perché insomma sappiamo, come abbiamo dimostrato nel girone d'andata, che possiamo vincere contro chiunque. Senti, a guardare il risultato, chi non ha visto la partita, 1-0 sembra, insomma, una partita da poche emozioni. Invece, primo tempo, secondo tempo, rovesciamenti di fronte, continui, occasioni da gol per loro, ma anche per il Foggia che poteva chiuderla prima. Una partita veramente molto intensa. Sì, è stata una partita che fino al 94esimo è stata aperta, apertissima. Noi l'unica cosa che ci dobbiamo rimproverare forse è quella di non aver chiuso la partita perché abbiamo avuto due occasioni molto, molto nitide. Anche loro hanno avuto l'opportunità di segnare, però alla fine abbiamo portato questa vittoria a casa che è fondamentale. Il gol è sembrato un'azione da PlayStation, a fondo sulla sinistra di Ferrante per Curcio, uno schema abbastanza collaudato, Curcio che si ferma, guarda se c'è un compagno e c'era un compagno al limite, tu hai piazzato la palla praticamente all'incrocio. Sì, so che Alessio quando si trova a spalle alla porta fa sempre la scelta giusta, anche come è successo nel girone d'andata contro il Taranto, che solo con chiamandolo mi ha servito la palla. Anche oggi mi ha dato una palla precisa sul mio piede sinistro, ho calciato convinto e sono contento di aver segnato. L'hai piazzata lì, lo volevi mettere proprio lì. Sì, anche perché il mister mi dice sempre di essere convinto, oggi sono andato più che convinto e finalmente è entrata. Senti, dal punto di vista personale, questo 2022 non era cominciato bene, nel senso che avevi da scontare quelle 3 giornate di squalifica, poi sei rientrato, un'ammonizione ti ha mandato fuori di nuovo e la continuità è importante. Però da quando sei rientrato hai ripreso in mano il centrocampo, si è vista anche che la continuità per chiunque è importante. Sì, sicuramente sì, dispiace non essere ancora al 100% a livello fisico, però la squalifica è stata lunga. Durante la squalifica ho anche avuto il Covid, quindi non ho potuto fare grandi allenamenti. Poi mi sono rifermato dopo la partita con l'Andria e giocare ogni 3 giorni non è semplice, però finché sto al campo cerco di dare tutto me stesso, spero di ritrovare al 100%, presto il 100% della condizione e fare grandi prestazioni. Senti, da un grande del gruppo al più piccolo del gruppo, mi sa che c'è poco da dirgli a Dal Masso. Ma Dal Masso penso che l'ha dimostrato col Palermo, l'ha confermato oggi, siamo tutti contenti delle sue prestazioni, è un ragazzo che merita tanto, è un bravissimo ragazzo, sta dimostrando di essere un grande portiere, noi abbiamo immensa fiducia in lui e spero che continui così, stia sereno e dimostri tutto il suo valore.